Benvenuti yogi, questa breve sequenza ci aiuterà a tornare presenti a noi stessi, rallentando i ritmi frenetici della nostra giornata, della nostra routine, del nostro respiro, calmando la mente e la nostra essenza, portando di nuovo la nostra attenzione al momento presente. Iniziamo in cima al nostro tappetino, inspiriamo, solleviamo le braccia ed espirando scendiamo a terra con le ginocchia piegate. Inspiro di nuovo, salgo, porto le braccia davanti a me, sopra la testa ed espirando le apro lateralmente. Inspiro di nuovo, guardo verso l'alto, congiungo i palmi delle mani sopra la mia testa. Piego le ginocchia ed espiro giù scendo. Porto, se riesco, la schiena un pochino in avanti, la allungo e la distendo bene. E infine appoggio il dorso delle mani al pavimento. Chiaramente, se c'è bisogno, rimango con le ginocchia piegate. Abbandono la mia testa, ammorbidisco le spalle e il collo. Lascio che la forza di gravità mi trascini giù. Posso muovermi un pochettino verso destra e verso sinistra con il busto e stendere una gamba dopo l'altra al ritmo del mio respiro. E da qui faccio dei piccoli movimenti con la testa. Inspiro, allungo la schiena in avanti ed espiro giù di nuovo. Mi chiudo in Uttanasana avvicinando il busto alle cosce e la fronte alle ginocchia. Inspirando mi sollevo un pochettino con la schiena, afferro con la mano destra il gomito sinistro e viceversa e lascio che le mie braccia vadano ad incorniciare il mio viso. Di nuovo mi lascio andare verso il basso, lascio che i miei pensieri colino lontano dalla mia testa, vengano assorbiti dalla gravità, lasciandomi una sensazione di leggerezza, di vuoto e di spazio. Pian piano sciolgo la posizione delle braccia, di nuovo vado a stendere prima un ginocchio e poi l'altro e infine allungo un pochettino la schiena in avanti e guardo un punto fisso davanti a me. Continuo con il movimento delle mie gambe. Da qui lascio il ginocchio sinistro piegato, poggio il palmo della mano sinistra a terra o un mattoncino, ruoto verso destra e porto in alto la mia mano e il mio braccio destro. Se voglio, espirando, posso portare lo stesso braccio dietro la mia schiena, aprendo bene il torace. Inspiro di nuovo, entrambe le mani a terra e cambio. Ginocchio destro piegato, mano corrispondente a terra e sollevo su il braccio sinistro aprendo bene il torace. Cerco di aprirmi proprio ampliando il respiro. Anche qui se voglio posso portare il braccio sinistro dietro la schiena. Ok, espiro e torno con le mani a terra. Da qui mi chiudo di nuovo in Uttanasana e lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra e mi sollevo piano 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 con la schiena fino a far salire per ultima anche la testa. Il mio movimento è lento. Incrocio le mani dietro la schiena, inspiro, spingo le mani verso il basso e indietro ed espiro giù. Mi chiudo in Uttanasana lasciando che le braccia provino ad andare oltre le mie spalle. Inspiro, torno su di nuovo e spingo le mie mani verso il basso, apro il torace e guardo verso l'alto. Espiro di nuovo, scendo in avanti, morbido il collo. Da qui pian piano porto entrambe le mani a terra e mi porto in quadrupedia. Faccio attenzione ad avere le ginocchia sotto le anche e i polsi sotto le spalle, come sempre. E da qui iniziamo con qualche sequenza di Marjariasana. Il movimento parte sempre dalla base
dal mio punto sacrale, quindi dal mio coccige. Quando inspiro lo sollevo verso l'alto, la mia schiena si fa concava come a dover raccogliere dell'acqua e infine sale anche la testa. Espirando il coccige va verso il basso, curvo bene la schiena, abbasso la testa con lo sguardo all'ombelico e premo il pavimento lontano da me con le mani. Continuo con questo movimento che richiama un'onda del mare e fa sì che la mia spina dorsale sia ben flessibile e libera da ogni blocco. Da qui avvicino i piedi tra loro e apro le ginocchia alla larghezza del tappetino. Inspiro ed espirando scivolo in avanti con le braccia. Inspiro, allungo bene la schiena ed espiro, mi siedo ancora un pochino di più sui talloni. E da qui mi rialzo, tengo le mani ferme dove sono e inspirando vado a ripetere il movimento di prima. Quindi quando inspiro mi spingo in avanti, apro bene il torace e sollevo la testa. Espirando invece torno bene con i glutei verso i talloni e mi allungo fronte al tappetino. Percepisco questo movimento, questo fluire in tutto il mio corpo e la mente si limita a seguire. Da qui porto di nuovo le mani sotto le spalle e in quadrupedia di nuovo muovo un pochettino la schiena, inspiro ed espirando mi piego verso destra e cerco con lo sguardo il tallone destro, inspiro e torno al centro ed espiro, cerco con lo sguardo il mio tallone sinistro. Da qui lascio la mano destra a terra, inspiro, sollevo il braccio sinistro verso l'alto, piego il gomito destro e scivolo con il braccio sinistro sotto la mia spalla e ascella destra. Posso allungare il braccio destro se voglio verso il lato destro del tappetino o se voglio aumentare l'intensità, spostarlo pian piano verso il lato opposto, quindi con la mano cerco l'estremità sinistra del mio tappeto. Mi apro bene, mi allungo. E vado a strecciare anche le mie spalle. Da qui molto lentamente torno su e ripeto dall'altro lato. Quindi sollevo il braccio destro, piego il gomito sinistro e scivolo sotto l'ascella sinistra. E di nuovo posso decidere di lasciare il mio braccio sinistro così com'è o stenderlo verso la cima del tappeto, verso uno dei due angoli. Sto qui e avverto il respiro che riempie tutto il mio corpo, rilasso le spalle che per tutto il giorno hanno accumulato tensioni e portano questo senso di dovere e di obbligo che ogni giorno spesso tende a schiacciarci un pochettino. Da qui espiro e mi porto in Balasana, seduta sui talloni, allungo bene le braccia in avanti, poggio la fronte al tappeto. E percepisco questo vuoto dentro di me, nella mia mente, nel mio corpo. Da qui porto le braccia indietro e le cerco appoggiate alle mie piante dei piedi. Piano piano mi sollevo un pochettino con la schiena e poggio la cima della mia testa, proprio la mia fontanella, poco davanti alle mie ginocchia. E resto con le mani indietro, vicino alle caviglie. Scarico il peso, scarico i pensieri. Espiro, torno in Balasana per un attimo. Ed inspirando mi sollevo di nuovo con i glutei e vado in appoggio sulla cima della mia testa. Scarico la tensione, le ansie, i pensieri della giornata. Espiro, mi riporto in Balasana e piano 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 mi sollevo con la schiena, faccio un bell'inspiro, sollevo le braccia sopra la testa ed espirando porto le mani giunte al cuore. Da qui mi porto in appoggio sulle le punte delle dita dei piedi, poggio le mani sulle ginocchia e resto in ascolto del mio respiro. Allungo bene la schiena e la cima della testa verso l'alto.
Sto qui e percepisco questa calma come un'onda che mi abbraccia e mi avvolge, mi culla. Assaporo questa calma guidata dal mio respiro che dalla mia testa si propaga in tutto il corpo e la lascio fluire verso tutte le estremità, verso le mani, verso i piedi, al centro del mio cuore. Faccio ancora un inspiro profondo ed espirando pian piano sciolgo la posizione, distendo il dorso dei miei piedi e mi riporto con le gambe in quadrupedia e espirando scivolo in avanti con le braccia e poggio la mia fronte al tappeto per allungare bene la schiena ed aprire le mie spalle. Se voglio aumentare l'intensità, sollevo la testa, mi appoggio indicativamente con il mento, scivolo in avanti ancora un po' con le mie mani e lascio che il mio cuore si sciolga e vada verso il terreno, verso la madre terra. Quindi provo ad avvicinare il mio busto al mio tappeto, senza forzare, ognuno scelga la variante che preferisce. Da qui espirando, piano piano mi aiuto con le mani e sciolgo la posizione. Mi siedo in Balasana, appoggio bene la fronte al tappeto e ringrazio me stessa per questi 10 minuti che ho ritagliato nella frenesia della giornata. Avverto un ritmo del cuore e del respiro più calmo. La mia mente è libera ed è pronta di nuovo ad affrontare la giornata con presenza e con la cognizione che l'unico momento che conta è quello presente. Namaste.